Salve, mi chiamo Augusto Rosati e faccio parte del gruppo dirigente di Uniostia sin dal primo anno di attività di questa associazione. Curo anche come docente il corso di comunicazione, un ambito in cui ho svolto e svolgo tuttora la mia attività professionale. Per le lezioni di quest'anno ho deciso di riprendere l'argomento web e questo perché la pandemia ha evidenziato come l'utilizzo della rete e delle tecnologie informatiche sia divenuto di indiscussa importanza. Di indiscussa importanza non solo per il mondo dell'economia o della politica o anche della cultura, ma anche nella vita quotidiana di tutti noi, compreso me, che rientro nella fascia più anziana. Siamo ormai tutti cittadini digitali. La qualcosa ci impone ovviamente di familiarizzare con gli strumenti digitali, sia per poter interloquire con la pubblica amministrazione, sia per poter attivare tutte quelle operazioni che una volta si facevano solamente in maniera frontale. Penso a questo proposito alle operazioni in banca, penso alla posta, penso anche ai rapporti telematici con la farmacia o con il nostro medico di famiglia, o addirittura con il nostro supermercato per ordinare la spesa. Che dire poi della tanto discussa DAD che comunque nei periodi più acuti della pandemia ha consentito a molti ragazzi di mantenere un pur minimo contatto col mondo della scuola. Insomma, della rete non possiamo più farne a meno. Tra l'altro voglio ricordare che l'uso degli strumenti digitali e l'accesso alla rete sono oggi stati riconosciuti dall'ONU come diritti alla persona. Per poter godere di questi diritti, però, è necessario fruire dei vantaggi della rete in maniera giusta. La rete, che, attenzione, non dovrà mai e non potrà mai sostituire i valori della relazione tra le persone, ma semmai potrà rafforzarne la qualità. Ma per fare questo è necessario acquisire tutte le specifiche competenze. Competenze non solo di carattere tecnico, oggi la tecnologia è talmente all'avanguardia che non esistono in commercio strumenti di difficile approccio, ma di carattere sostanziale, e cioè inerenti i contenuti e soprattutto le modalità di espressione utilizzate in rete. L'attenzione verso questo aspetto è fondamentale e rientra a pieno titolo tra quelli che noi chiamiamo rapporti di convivenza. In altre parole, per essere cittadini di questo mondo, dobbiamo imparare a conoscere quali devono essere i comportamenti corretti da tenere in rete. E parallelamente essere ben consci di sapere quali sono i comportamenti scorretti in cui la rete oggi, ahimè, sembra essere un pericolosissimo palcoscenico. E sta proprio qui il nodo centrale del corso. Ci soffermeremo in particolare su come riconoscere i contenuti deleteri dei messaggi ricevuti via mail o quelli che circolano nel web, in particolare nei social. Mi riferisco alle fake news o notizie false, che dir si voglia, alle bugie improvvisate, a quelle seriali, ai tentativi di lavaggio del cervello su questo o quell'argomento. Basta pensare alla disinformazione che circola in rete o ha circolato durante la pandemia e circola tuttora sul caso vaccini o anche su altre delicate questioni di ordine pubblico. Affronterò poi le narrazioni artefatte e prive di fondamento che spesso trovano nel mondo della politica un terreno particolarmente fertile e parleremo anche dei reati gravissimi che si consumano via web, dalla diffamazione allo stalking, che certe volte hanno dato adito a sviluppi dall'esito davvero, davvero drammatico. Il corso 20 incontri nel primo pomeriggio della giornata di martedì sarà esclusivamente online e si svilupperà sulla piattaforma Zoom. Sarà un corso interattivo, il che vuol dire che ci sarà il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Ogni informazione possibile potete trovarla sul sito www.uniostia.it oppure sulla omonima pagina Facebook. Vi auguro di rivedervi numerosi e nel dirvi arrivederci a presto, vi ringrazio per l'attenzione.